mi sembrava che fosse la prima volta, invece sì, vabbè, questo, questo questa affermazione tienila che la dici per il pezzo prossimo. Comunque grazie, mi associo alle cose positive, mi associo, mi dissocio subito da tutte quelle negative. Allora, dicevo, qualche anno fa io ho soggiornato molto tempo in una casa, in alcune case al mare, sempre al mare appunto, da queste parti, insomma, verso l'Argentario. E mi vennero a trovare, il gruppo di Elio e le Storie Tese, che facevano, ma sono passati un po' di anni, insomma, che facevano uno spettacolo proprio in questo teatro. E all'epoca facevano anche una cretinata colossale che era il karaoke, facevano una gara di karaoke in mezzo a... E lui era, si metteva una parrucca con un trecciolone e faceva Fiorelio invece che Fiorelio. Allora mangiamo a pranzo, un bel pranzo, e poi insomma iniziò una specie di divertimento, insomma, anche detto cazzeggio, e dice: ma perché non vieni a fare la gara di karaoke stasera al teatro moderno di Grosseto? E io ho detto vabbè. Allora mi misi un cappotto la sera, un paio di occhiali, ma insomma nient'altro, il resto già c'avevo, non c'avevo la barba finta, un naso finto, anche perché già ce l'ho, per cui. E allora vieni qua e cominciò la gara. E io, insomma, arrivarono due signorine di allora, due ragazze, che cantarono un pezzo dei Pooh, mi sembra tanta voglia di lei, qualcosa di... E io cantai, senza presentarmi, Strada facendo. Sono arrivato un secondo.